Presidente Tittarelli, è stata presentata la Pallavolo Macerata della stagione 24-25, la stagione che segna il ritorno nel campionato di Serie 2. Quanto entusiasmo c'è per questo grande traguardo che avete raggiunto l'anno scorso e che immagino vorrete onorare al meglio sul campo quest'anno? Ma sì, in effetti questo è l'anno del ritorno di Macerata in Serie 2 e corrisponde, pensate, ironia della sorte, all'anno del 40° anniversario della società. La società nasce 40 anni fa esatti, nel 1984, e il caso ha voluto che in questa ricorrenza noi riportiamo la città in Serie 2. È un grande orgoglio, è un grande onore. E chiaramente c'è molto entusiasmo, i ragazzi già sono al lavoro da una decina di giorni e direi che è tutto pronto e tutto in divenire sostanzialmente per approcciarci all'inizio del campionato. Partiranno delle amichevoli, precampionato, come è normale che sia. L'inizio del campionato è il primo weekend di ottobre, dove ospiteremo Pineto, quindi è un mezzo derby, e giocheremo in casa, quindi ci aspettiamo un bel pubblico. Beh, un'altra bella realtà pallavolistica del centro Italia. La squadra è cambiata per alcuni elementi, sono arrivati giocatori più esperti, senza nulla togliere la grande squadra dello scorso anno. Allora, intanto un plauso e una nota di merito alla squadra dell'anno scorso, che è stato, lo ripeto sempre, uno dei più bei gruppi che noi abbiamo mai avuto, e lo ha dimostrato in campo, lo ha dimostrato con i risultati. Rispetto alla squadra dell'anno scorso sono rimasti 4 elementi e tutto il resto è cambiato, perché il salto di categoria impone comunque un upgrade. Sono ottimi elementi tutti, abbiamo molti giovani promettenti contrattualizzati per più anni, quindi la società ci crede molto, e l'aiuto a questo gruppo di 2-3 giocatori molto esperti che sapranno dare il loro contributo in un gruppo importante come questo. Ecco, questa sera avete avuto modo di ricevere l'abbraccio di questa fantastica piazza, è anche aperta ovviamente la campagna abbonamenti. Quest'anno c'è davvero un livello molto altissimo, quindi la città, immagino da lei ci sia l'invito a venire al palazzetto. Certo, è molto importante, quindi siamo molto contenti di aver potuto presentare alla città nel giorno del patrono di San Giuliano la squadra, come facciamo ormai da tanti anni, e l'invito è ovvio quello di stringersi intorno a questa squadra, di essere presenti al palazzetto, di venire ad ammirare, a vedere, a sostenere la squadra, perché a volte si ammira, a volte si sostiene, perché poi sono momenti facili e difficili. Quest'anno non sarà un campionato semplice, la 2 è molto importante come livello tecnico, quindi noi siamo convinti di avere una buona squadra, ma ci sarà da lottare.